Benvenuti nel paese del vino. Ci troviamo a Bono, poco più di 3.500 abitanti in provincia di Sassari, un territorio che ha deciso di scommettere sulle eccellenze agroalimentari. Oggi, 30 aprile 2016, scopriremo insieme la prima edizione di Quentinas de Bono. Bono sorge sulle pendici del Monte Rasu, che svetta vicino al paese con i suoi 1259 metri di altezza. Tra queste colline si trovano i vigneti che, come vedremo, costituiscono una voce attiva nell'economia della zona. Fra le attrazioni di Bono, una foresta di tassi millenari si trova qui, nella montagna vicino al paese, a pochi chilometri dal centro abitato, in località Sos Niberos. È una delle foreste di tassi più grandi d'Italia, considerata un monumento naturale.
Bono ha dato i natali al rivoluzionario Giovanni Maria Anjoi. Per celebrare la sua figura e il ricordo dei moti antifeudali, la pittrice Liliana Cano ha realizzato nel 1982 un grande murale che si trova in una piazza al centro del paese. Quentinas de Bono è organizzata dal comitato I Fedales 76 in collaborazione con il comune di Bono. Sono 11 le cantine che oggi aprono le porte ai visitatori, 11 piccole aziende a carattere familiare dislocate nel centro storico del paese. Ognuna di esse offre i propri vini per accompagnare i piatti tipici locali in un trionfo di profumi e sapori. Come nasce la sua passione per il vino? La passione per il vino di famiglia è nata, è più che altro una tradizione che è stata tramandata da mio padre che aveva la vigna, che poi io ho rimodernato, ho rifatto nuova e l'ho sistemata per poter lavorare meglio con le tecnologie moderne di attrezzature e dei sistemi moderni di coltivazione. Quali uve coltivate e quali vini realizzate in questa cantina? Allora, io nel mio vigneto sono inserite c'è il Canonau, il Muristello, che è un bovale, il Niedumanno e il Pascale Gagliari, che sono le uve autoctone del paese, con gli innesti del paese. Ho fatto una vigna innestata in loco nella mia vigna stessa, non ho portato le barbatelle innestate, ma il selvatico, e ho innestato le marze delle uve autoctone del paese. La mia passione è nata perché mio padre mi portava la vigna da piccolo, ma non per fare la vigna, per raccogliere le pietre della vigna. E poi piano piano, a lungo andare, ho imparato anch'io a fare il vino, diciamo, dai. Poi ho anche studiato in agraria, sono un perito agrario e quindi la passione non è che mi è nata, l'ho acquisita, diciamo, acquisita lavorando. Vabbè, da questa manifestazione mi aspetto una buona visita dalle persone che vengano a visitarci, per conoscerci, la gente fa sempre bene e poi anche per un risvolto economico se possibile. Mi è nata questa passione tramite un amico che ha comprato questo vigneto e io in pratica lo lavoro mezz'adria. Thank you.
Gli appassionati preferiscono più il vino bianco o il vino rosso? Beh, attualmente il vino rosso ha molto più mercato rispetto al vino bianco. Ci sono delle motivazioni? Ma probabilmente ha una abbinabilità con i pasti probabilmente molto più ampia rispetto al vino bianco, però comunque anche il vino bianco tiene il mercato, anche se, ripeto, il vino rosso ha un'ampia scelta di prodotti rispetto al vino bianco. Obiettivi invece come possibile imprenditore, ha pensato di poterne fare un mestiere, cioè l'unica professione? Beh, non è semplice ai giorni d'oggi imporsi sul mercato e comunque introdursi sul mercato. Comunque, come vocazione, il nostro territorio sicuramente è molto, molto, diciamo, dedicato, per cui ci sono ottime possibilità. Anche lei è un amatore? No, sono un professionista. Quindi la sua azienda è una delle, forse delle poche a Bono, sì, che ha un'attività veramente professionale di produzione di vino. Sì, è da poco che l'ho avviata questa azienda. Non è... Prima cosa faceva? No, ce l'ho avuta sempre, però adesso mi sono più regolarizzato in tutte le leggi, nelle cose che necessitano. Quali vini produce e quali sono i punti di forza della sua produzione? Allora, io in prevalenza ho il Cannonau e il Carignano. Poi ho anche altre varietà che poi abbino e vanno bene ed esce un ottimo vino, lo vendo tranquillamente. Bianchi e rossi? No, in prevalenza è sempre il nero, un po' di bianco lo stesso, però non molto. Quali sono i punti di forza del vino a Bono, le caratteristiche dei vini di questa zona? Sicuramente il fatto che provengono la maggior parte, almeno il 90%, da vitigni autoctoni, e questo conferisce una peculiarità e un rispetto del territorio anche, e di quello che poi viene definito il terroir, nell'insieme diciamo. Poi il fatto che comunque è fatto con passione, molti piccoli produttori che impegnano buona parte della loro giornata nel vigneto e quindi una cura maniacale, diciamo così, anche nei piccoli dettagli. Piccolo è bello, piccolo sinonimo di qualità, o si potrebbe fare uno sforzo per professionalizzare un po' di più il settore qui nel paese? Bella domanda, piccolo potrebbe essere bello e potrebbe essere sinonimo di elevata qualità. Nell'attualità delle cose non è così nel 90% dei casi, perché molti rifiutano comunque delle innovazioni che poi non sono più nemmeno innovazioni dal punto di vista tecnologico o di processo, che comunque contraddistinguono un prodotto buono da uno meno buono. Già il fatto di utilizzare della solforosa, molti dei vini presenti oggi che voi assaggerete sono vini naturali o biologici e naturali, nel senso che sono zero solfitti, non hanno usato lieviti, e quindi è un po' alla sorte, diciamo così, a quello che esce. Poi in alcuni casi invece trovate alcune realtà che sono consolidate anche nel territorio, che presentano dei prodotti di eccellenza, che hanno anche ricevuto qualche premio a livello regionale almeno. Bono e il vino, un binomio che affonda le radici nella storia, nella tradizione del paese, ma qual è la strada perché i produttori, quasi tutti amatoriali di vino del paese, possa poi diventare invece un'occasione di sviluppo e di rafforzamento del tessuto economico della zona?
Ma guardi, diciamo che già da qualche tempo questo settore, diciamo, si sta evolvendo. È nato prima come un qualcosa, diciamo, più che altro a livello familiare. Non dimentichiamo che il territorio è ricco di vigneti, è diciamo tipico proprio della nostra zona il vigneto dell'Arvesiniadu. Vengono prodotti chiaramente anche altri vini. Diciamo questo, che senz'altro è necessario un certo sviluppo e aiuto anche da parte delle istituzioni, no? per chi produce, perché è indispensabile, insomma, che vengano in qualche modo indirizzati, ecco, verso una produzione un pochettino più importante. Lei è sindaco di Bono, ma è anche presidente della comunità montana del Goceano. Qual è lo stato di salute del territorio in questo momento, in un momento di crisi molto grave, colpisce la Sardegna, lo spopolamento è uno degli effetti che soprattutto nelle zone interne si avverte particolarmente? Allora, la comunità montana del Goceano, come sapete, è costituita dai 9 comuni, insomma, del Goceano, per un totale circa di 11.500 abitanti, non arriviamo a 12.000. Lo stato adesso è di crisi, insomma, un po' la stessa crisi che si avverte ovunque. Stiamo cercando di studiare un modo per collaborare insieme, per cercare di creare dei circuiti che in qualche modo consentano lo sviluppo del territorio, quindi lo sviluppo turistico, lo sfruttamento del patrimonio naturalistico ambientale che è comunque visibile agli occhi di tutti e quindi tutto ciò che ne consegue, per cui lo sfruttamento dei prodotti enogastronomici del territorio che insomma hanno una certa rilevanza. Stiamo facendo in modo, insomma, di collaborare, cercando di creare dei contatti anche con la regione, anche accedendo ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale. Insomma, ce la stiamo mettendo tutta, ecco, anche se ripeto, in questo momento è abbastanza complicato cercare di ottenere un qualcosa di importante. La vostra produzione c'è in particolare un vino bianco autoctono d'eccellenza, ce ne vuole parlare? L'Arvesiniadu è un vitigno autoctono, appunto, del territorio del Goceano. A Bono è stato valorizzato negli anni 80, è stato portato di nuovo in voga, diciamo, veniva utilizzato solo per colmare degli uvaggi. L'azienda, mio padre in particolare, diciamo, negli anni 80 è riuscito insieme all'agenzia, insomma, all'università, a impiantare un vigneto di quasi 2 ettari. Questo uvaggio viene vinificato in purezza. Abbiamo ottenuto 2 vini, un secco e un amabile, l'Avré e il Niadu. Insomma, è unico nel territorio. Un vino che immagino abbia anche bisogno di promozione. Sì, è difficilissimo portarlo avanti perché abbiamo partecipato più volte anche al Vinitaly, però essendo proprio non conosciuto, propriamente conosciuto, ha bisogno di essere promosso, soprattutto partendo dal territorio, è da qui che dovrebbe crescere. Ha fatto riferimento anche a un sostegno dell'università e della regione, in cosa consiste? Intanto, regione, quale agenzia regionale vi sta sostenendo? L'agenzia regionale Laure ha lavorato negli anni 80 a questo e adesso anche dobbiamo partecipare a un progetto sempre organizzato dall'agenzia che vorrebbe tentare una spumantizzazione di questo vitigno. È un progetto Acchinas dell'agenzia sempre Agris di Cagliari. Thank you.
L'azienda monta 6 ettari di vite. E diciamo che siamo i più grossi produttori della zona, anche perché abbiamo le peculiarità della... Quali sono? Le peculiarità della viticoltura ce le abbiamo come terreno, dico come ambiente, come tutto, ce l'abbiamo sempre avuta a Bono. Bono è... Però nessuno, insomma, si era azzardato, diciamo così, una parola molto importante, azzardato a fare il salto di qualità e cercare di forti investimenti, perché oggi la viticoltura ha bisogno di forti investimenti. Quali sono i vitigni che coltivate? Allora, i vitigni basilari, parliamo del Cannonau come vino rosso, più altri vitigni internazionali, il Cabernet, il Merlot, il Syrah. E poi abbiamo un'importante presenza come vino vitigno bianco del Vermentino, che sta dando degli ottimi risultati anche se non siamo in gallura. Abbiamo avuto possibilità di presentarlo anche in diversi concorsi enologici con ottimi risultati, non buoni, ottimi. Io sono un piccolo produttore, produco un piccolo vigneto da 1000 ceppi, diciamo. Allora si è aggiudicato un premio, Gallura. Ho vinto il premio Gallura. Con quale vino? Il vino rosso. Che vitigno? Il vitigno praticamente è base di Cannonau, ma con uve internazionali, tipo il Merlot, il Syrah e il Cabernet. Tanti piccoli produttori, molti a livello amatoriale, una delle caratteristiche che contraddistinguono il vino a Bono è l'eccellenza, piccolo e bello si dice spesso. Beh, quando se ne fa poco magari forse si sbaglia di meno, perché quando uno lo fa in grande quantità magari c'è un po' il rischio. Magari io, un piccolo produttore, magari forse ho più vantaggi di un grande produttore, per esce un vino diciamo eccellente. Una domanda che ho fatto un po' a tutti i suoi colleghi: cosa manca, pur mantenendo l'eccellenza, cosa manca per promuovere in maniera più efficace il vostro prodotto? Cosa manca? Forse manca la collaborazione di tutti noi, quello che manca specialmente è a Bono. Avete pensato di fare sistema, soprattutto un'espressione che non mi piace, però comunque la voglio usare, fare sistema, magari servirvi anche degli strumenti del marketing per salvaguardare l'eccellenza dei vostri prodotti, però allo stesso tempo anche cercare di diffonderli a un pubblico più ampio? Allora, noi come i nostri prodotti in zona dobbiamo sempre puntare all'eccellenza, perché comunque al giorno d'oggi nel mercato si trovano tanti comunque concorrenti che producono vino, sia dai bianchi che dai rossi, quindi comunque sia, se non è un'eccellenza all'interno della bottiglia viene un po' difficile farci spazio in questo mercato che è veramente accanito di persone che vogliono al giorno d'oggi sempre entrarci all'interno. E come sistema, sì, come zona il Goceano, come ben sappiamo, di Avresignano, che è il vitigno tipico della zona che ci contraddistingue rispetto ad altri territori, ha all'incirca dai 16 ai 18 ettari e sono veramente, veramente pochi per comunque ognuno di noi singolarmente cercare di farci spazio all'interno di questo mercato che è veramente immenso. Quindi dobbiamo sempre cercare di puntare all'eccellenza e cercare di fare sempre squadra. È una cosa che comunque viene difficile, capisco, però dobbiamo sempre cercare di unirci fra di noi e cercare di fare squadra puntando sempre all'eccellenza.
Riguardo la Fresignadu, ci sono delle criticità che potrebbero essere risolte. In che modo? Molti si aspettano della Fresignadu un vitigno che sia fratello o sorella del Vermentino, ma purtroppo non è così, perché comunque hanno delle caratteristiche sia viticole che enologiche completamente diverse. Quindi hanno bisogno delle tecniche viticole in vigna o enologiche in cantina che si dividono fra di loro. Il Vermentino deve essere, non dico un'alternativa, ma una sostituzione, ma un'alternativa rispetto al Vermentino. Si deve molto affiancare, diciamo, al Vermentino e cercare comunque di dare spazio a questo vitigno che, per le sue caratteristiche viticole e enologiche, ha molte potenzialità. Ha una buona acidità, ha dei profumi che ricordano molto la mandorla o il miele, che comunque si presta a diverse vinificazioni. Cantinas de Bono, prima edizione, come tutte le prime edizioni di una manifestazione, nasce con delle intenzioni, con degli auspici. Quali sono? Allora, l'intenzione principale era quella di promuovere il territorio e quindi i vini del nostro territorio e i nostri cantinieri e i nostri viticoltori, che sono, come avete visto, dai ragazzi giovani che si stanno appunto riavvicinando a lavorare la terra proprio, e quindi a coglierne i frutti e proporli con tanto entusiasmo al commercio, avvicinandosi al commercio. E poi, insomma, abbiamo l'intenzione principale anche era quella di promuovere il paese di Bono, e quindi noi, insomma, promuovere la festa di San Raimondo che andremo a presentare il 31 di agosto. Noi siamo un comitato organizzatore di una festa paesana molto importante, molto sentita. Non dico che è la più grande, perché San Raimondo non è il patrono di Bono, è il compatrono. Quindi come comitato ci siamo un po' inventati e buttati dentro questa cosa che è molto molto grande, forse molto più grande di noi, quindi speriamo che negli anni a venire raccolgano questa iniziativa di Cantinas de Bono, non solo il nostro comitato ma anche l'amministrazione comunale, la Proloco, perché veramente noi abbiamo tantissimi vini molto buoni, viticoltori bravissimi. Soprattutto voglio dire che se il vino a Bono non è buono è perché non lo sanno fare. A Bono abbiamo un vino ottimo. Quindi invito tutti a tornare a Bono, soprattutto per le ricchezze che offre il nostro territorio. A chiudere questa prima edizione di Cantinas de Bono, la musica dei Cantadores Antonello Senes, Stefano Soggiu e Roberto Marini, accompagnati dalla chitarra di Antonio Masala e dalla fisarmonica di Antonello Salis. Yeah.
Yeah.